Adesso in collegamento con noi il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao Francesco. Ciao a voi e anche agli ascoltatori. Grazie. Grazie di essere qui a RWS. E iniziamo oggi con Francesco Mosca una nuova serie di riflessioni sulla Bibbia. Il tema: il sabato, settimo giorno, un segno eterno fra Dio e l'uomo. Francesco, di solito quando si parla di sabato si pensa comunemente all'antichità biblica e al popolo ebreo. Per quale motivo, secondo te? Ma il binomio cristianesimo-sabato attraverso la storia non è stato facilmente accettato e non lo è ancora adesso. Se si parla di osservanza del sabato, oggi il pensiero corre subito agli ebrei. Ricordo quando ero ragazzo e non frequentavo le lezioni, in giorno di sabato mi chiedevano: ma sei ebreo? Era praticamente impossibile pensare che un cristiano potesse osservare un giorno diverso dalla domenica. Come credenti avventisti siamo stati spesso, a volte, lo siamo ancora oggi, sospettati di non essere cristiani proprio perché osserviamo il sabato. In generale, per quali motivi la Chiesa avventista considera il sabato, settimo giorno, come il giorno di riposo da osservare? Le scritture ci dicono che Dio benedisse e santificò il sabato alla creazione e ne ribadì poi successivamente l'osservanza attraverso il quarto comandamento. Quindi il sabato è stato osservato da Gesù, dagli apostoli, e non abbiamo evidenze anche nel Nuovo Testamento per sostenere che il sabato biblico sia mai stato abolito e che i significati e valori che esso trasmetteva fossero stati trasferiti ad un altro giorno. Riconosciamo anche che nell'ambito del cristianesimo ci sia stato un cambiamento in rapporto all'osservanza del giorno di riposo. E noi avventisti riteniamo che questo non sia avvenuto in epoca apostolica, bensì in epoca post-apostolica, come dimostrato ampiamente dalla tesi del professor Samuele Bacchiocchi, che è stata discussa alla Pontificia Università Gregoriana. Arriviamo al titolo di questa serie: il sabato, settimo giorno, un segno eterno fra Dio e l'uomo. Da dove scaturisce il concetto di segno riferito al sabato? Desidero far riferimento a un testo sul sabato molto ricco, riportato appunto nel libro dell'Esodo, Esodo 31:13. Quanto a te parla ai figli di Israele, di loro: badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica. E qui si afferma in un modo chiaro e lapidario che il sabato è un segno fra Dio e il suo popolo, affinché essi sperimentino la sovranità di Dio, questo Dio santificante, il Signore, no? che santifica. Io ho avuto il piacere di avere tra i miei maestri un famoso teologo dell'Antico Testamento, il professor Gerhard Hassell, con il quale ho studiato negli Stati Uniti, e così si esprime riguardo a questo fatto, no? E lui dice: il fatto che il sabato funga come segno esterno, visibile e perpetuo tra Dio e il suo popolo è parte essenziale del significato globale del sabato come segno. Ma la funzione del sabato come segno va anche al di là di ciò. La vera natura del segno punta a qualcosa che va al di là di se stesso. Infatti, il segno serve per mediare una comprensione e a motivare un comportamento. Quindi un segno può impartire conoscenza circa l'attività di Dio nel modellare la storia, e quindi può motivare il popolo a credere in Dio, ad adorarlo, e così produrre e confermare la fede. Può servire come memoriale per ricordare e apporta una rievocazione, può funzionare come un elemento e un segno di separazione.
Allora, Francesco, tracciamo una sorta di percorso. A cosa ci condurrà il sabato come segno nel corso di queste e delle prossime puntate? Ah, potremmo utilizzare questa valenza del segno e cercherò appunto di offrire una teologia biblica del sabato secondo una prospettiva e una sensibilità avventista e che per tanti è anche accettata oggi, e le naturali conseguenze pratiche che per noi scaturiscono, per noi credenti cristiani nel XXI secolo. Quindi vorrei parlare appunto del sabato come segno del riposo di Dio, del sabato come segno della salvezza, della redenzione, il sabato come segno di gioia, il sabato è segno anche del patto, un segno di speranza, un segno di servizio. E quindi, dopo aver puntualizzato queste diverse sfaccettature della teologia del sabato, vorremmo appunto arrivare poi a comprendere la rilevanza per ogni credente, il quale cerca appunto di viverlo non con la pretesa di osservarlo alla perfezione, ma chiedendo al Signore la grazia di fare del sabato un'oasi per quell'inquietudine che sempre di più cerca di divorare l'uomo contemporaneo. Certo. Bene, allora continueremo questo tema fra poco. Riprendiamo questa prima puntata del ciclo Il sabato, settimo giorno, un segno eterno fra Dio e l'uomo. Ne stiamo parlando con il pastore avventista Francesco Mosca e abbiamo visto nel precedente segmento un'introduzione generale al sabato come segno molteplice fra Dio e l'uomo. Sì, e iniziamo proprio con il primo punto dei sei che abbiamo descritto, il sabato segno del riposo di Dio. In che modo ne parla la Bibbia, Francesco? Ma il libro del Genesi, dopo aver descritto la creazione dell'uomo al sesto giorno, afferma che tutto era buono, molto buono. Si dice che Dio terminò la creazione e si riposò nel settimo giorno. E leggo il testo di Genesi 2, 1 a 13. Così furono compiti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatto. E benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Sì. Il quarto comandamento offre come motivazione all'osservanza del sabato il fatto che Dio ha creato in sei giorni e si è riposato il sabato. Tu osserverai il sabato perché in sei giorni Dio fece il cielo, la terra e tutto ciò che è in esso, e il settimo giorno si riposò. E questo è ripreso da Esodo capitolo 20 versetto 8. E quindi in entrambe le occorrenze l'enfasi viene posta sul completamento di un'attività, quella creativa. Nonostante i cieli e la terra fossero compiuti, l'opera creativa di Dio non era finita. La conclusione avviene quando si riposa il settimo giorno, inserendo così il sabato nella sua opera creativa. Il settimo giorno Dio ha posto davanti a sé una frontiera, perché era pervenuto al termine della sua attività creatrice. Quindi, certo, il Signore avrebbe potuto continuare a creare delle opere più grandi e più perfette, ma nell'uomo egli ha trovato l'oggetto del suo amore e non ha più bisogno di altre opere. Bene, Francesco, nei testi che tu hai letto troviamo dunque il senso e il significato del riposo di Dio. Qual è? Si tratta di una profonda verità teologica, perché Dio, riposandosi il sabato, vuole trasmettere il suo desiderio di entrare in questo giorno in una relazione personale con la creazione e con l'uomo. Quindi Dio non è pienamente soddisfatto solo perché ha creato il mondo e l'uomo e poi li abbandona al loro destino ritirandosi come uno spettatore distaccato. Chi ha voluto rimanere assieme all'uomo realizza ciò in un modo significativo, istituendo il sabato e invitando l'uomo a partecipare al suo riposo e alle sue benedizioni. Beh, a volte indicando il sabato si dice
che è un memoriale, lo ricordavi tu stesso qualche momento fa, Francesco. Sì, il sabato è innanzitutto un memoriale voluto da Dio perché i suoi figli si ricordassero di ciò che egli ha fatto. Il sabato ci insegna che la creazione è un evento storico che avviene in un preciso momento nel tempo. Come l'ultimo giorno della settimana creativa, il sabato ci ricorda che l'opera della creazione si è conclusa, per cui l'idea di creazione per la teologia avventista è incompatibile con l'idea dell'evoluzione. Il sabato ci ricorda che la creazione è un evento storico iniziato e concluso nel passato. Quindi il sabato è prima di tutto un memoriale dell'amicizia di Dio con l'uomo, un momento dedicato alla presenza di Dio con noi. Osservando quindi il sabato accettiamo Dio come nostro creatore e anche come un padre che vuole avere una profonda relazione con tutti i suoi figli, e proprio per questo scopo ha messo da parte il sabato, santificandolo e benedicendolo. Francesco, possiamo spiegare anche l'espressione Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò? Questa affermazione relativa alla benedizione che abbiamo letta in Genesi capitolo 2, nella prima parte del versetto 3, esprime appunto la certezza data dal Signore che i sabati si rinnoveranno anche dopo il processo della creazione, e quindi da questo momento i sabati si succederanno gli uni agli altri, perché il Signore ha voluto così. Benedicendo quindi il settimo giorno, egli ha garantito la sua continuazione settimana dopo settimana, facendone appunto un giorno speciale. E quando il Signore benedice una parte del tempo che da lui è stato scelto, vuol dire che non lo fa per lui stesso. La benedizione è un dono offerto all'uomo, e Dio subito dopo aver creato l'uomo a sua immagine lo ha posto nella benedizione del sabato. E come avventisti riteniamo che questo intento d'amore di Dio non valeva soltanto per gli antichi credenti, ma anche per tutti coloro che ancora oggi desiderano ricevere la benedizione del Signore. In che modo allora Dio santifica il sabato? Dio santifica il sabato separando il tempo dal tempo. Isola il settimo giorno dai sei giorni precedenti, e quindi il sabato è santo perché Dio fa di questo giorno qualcosa che ha un rapporto speciale con Lui e la sua creatura che è l'uomo. Quindi il sabato è il dono di Dio a noi di se stesso. Egli santifica il sabato con la sua presenza tra noi. E durante il sabato Dio viene personalmente ad abitare fra noi. La benedizione del sabato si realizza quando l'uomo trova il vero riposo nella presenza e nella comunione di Dio e ne gioisce. E quindi egli vuole incontrare, Dio vuole incontrare la sua creatura libera da ogni tipo di ansia e di preoccupazione. Mettendo da parte appunto il settimo giorno, Dio crea lo spazio necessario nel tempo per cercare la comunione con la sua creatura, che è invitata a ricevere la benedizione e la pace divina in modo rinnovato, incontrando il creatore dei suoi giorni. E in questo senso il sabato è un'istituzione di Dio per il bene dell'uomo, che richiede da parte dell'uomo l'ubbidienza. Perciò il sabato è posto in rapporto con la grazia eterna di Dio, la sua volontà di perdono, e quindi sfugge dall'ambito del arbitrario e del facoltativo. Francesco, siamo in chiusura. Ritorniamo ad un dettaglio dell'inizio di questa puntata. Il cristianesimo e i cristiani in rapporto al sabato. Cosa puoi dirci? Lo stretto rapporto tra il sabato e creazione elimina anche le obiezioni circa l'osservanza del sabato da parte dei cristiani. Infatti, se il sabato ha la sua origine alla creazione, ciò implica che esso non è stato istituito solo per gli appartenenti al popolo di Israele. Alla creazione c'era solo l'uomo e il sabato è stato fatto per l'uomo,
e ha accompagnato l'uomo dalle origini attraverso tutta la storia. Bene, concludiamo qui allora per oggi. È stato con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Grazie mille, Francesco. Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori. Ciao, ciao. Francesco, ciao, alla prossima. Ciao, ciao.